Innanzitutto c'è l'acqua, perché tanto si è detto anche da questo punto di vista, la portata ci sembra importante, noi puntavamo ad una portata che andasse al di sopra di 10 litri al secondo, stiamo parlando addirittura probabilmente di 24 litri al secondo, ed è veramente il doppio di quello che noi immaginavamo e al quale puntavamo. Un pozzo che ha una profondità di 400 metri, a pochissima distanza dal parco, nella zona di maggiore pregio e qualità ambientale della nostra città. Con questo pozzo, che adesso noi abbiamo fatto la ricerca, siamo stati autorizzati alla ricerca da parte della provincia, adesso chiederemo la concessione, la derivazione in concessione, come abbiamo già fatto per gli altri pozzi e sorgenti della città di Solofra nel corso della mia amministrazione comunale, noi risolveremo quindi il problema idrico della nostra città. Poi, dopo aver avuto l'autorizzazione alla ricerca, voi sapete che ci sono stati anche degli esposti, dei rilievi, in modo particolare quello di Lega Ambiente, quindi ci sono stati ulteriori contrattempi. Altri contrattempi ci sono stati per la ricerca. Rispetto proprio alle obiezioni, ai rilievi di Lega Ambiente, come influiranno sul rilascio dell'autorizzazione ANCI? Questo sarà la provincia frattanto li ha già esaminati quando ci ha dato l'autorizzazione alla ricerca e quindi li ha già superati in quella fase. Dopodiché adesso si fanno le analisi, come giusto che sia, e quindi si vede anche la qualità, il pregio di queste acque, che a mio avviso è anche importante. Devo dire che qui abbiamo trovato 200 metri di argilla prima di arrivare all'acqua, che abbiamo trovato a 193 metri. Da un lato è stato un fatto negativo nella fase della ricerca, perché ci sono voluti molti mesi per superare una barriera di 200 metri di argilla ed arrivare alla roccia. Però dall'altro lato adesso è un fatto positivo, perché un tappo di argilla del genere è una garanzia della qualità chiaramente della falda e dell'acqua. Sindaco, il nodo da sciogliere restano la tempistica per l'immissione di questo pozzo, per la realizzazione e per l'immissione di questo pozzo nella rete idrica. I tempi quali sono? Quali saranno? Io farò l'impossibile insieme alla cittadinanza, sicuramente, perché nel rispetto delle norme e per la sicurezza dei cittadini, ovviamente quest'acqua sia immessa quanto prima possibile nell'acquedotto comunale. Domani abbiamo un appuntamento già all'ASI, perché stiamo lavorando alla definizione di quell'accordo con l'ASI per la cessione al Comune di Solofra di quella rete nell'area industriale, di quei serbatoi costruiti dall'ASI mai entrati in funzione, per separare l'acquedotto industriale dall'acquedotto civile. E come sapete, siccome abbiamo già avuto l'ok dalla provincia per utilizzare i due pozzi, quelli al momento inquinati e sequestrati, in futuro per l'uso industriale e per l'esclusivo uso industriale, quelli saranno immessi appunto nella rete industriale, e quindi anche l'area industriale e le concerie saranno autosufficienti. Su tutta la vicenda grava però l'inchiesta della Procura della Repubblica di Avellino, ieri l'avviso di conclusione indagini, si va avanti, i pozzi restano ancora sequestrati. Sì, ma la magistratura fa il suo corso, fa il suo lavoro, noi abbiamo fiducia assolutamente nel lavoro della magistratura. È noto che io sono stato eletto nel maggio del 2012, è noto insomma che l'invenimento dell'inquinamento è avvenuto nel gennaio del 2014, noi credo che come amministrazione comunale crediamo di non avere responsabilità rispetto a dei fatti che vanno ricercati indietro nel tempo, ma noi siamo sereni, siamo tranquilli e siamo fiduciosi nell'operato della magistratura.